nasce questo progetto? Ci viene in mente di trasportare l'operetta sul grande schermo, girata in un luogo vero. Beh, insomma, avete capito, un vero e proprio film musicale con il cast della compagnia d'operette Elena D'Angelo. L'operetta esce dal teatro per entrare in una casa privata e inoltre non si rischia neanche di togliere l'emozione del teatro dal vivo, perché questo è a tutti gli effetti un film e non una ripresa televisiva dello spettacolo teatrale. In passato era già stato fatto un esperimento del genere, ma interamente girato negli studi televisivi. Invece adesso si tratta di una cosa unica nel suo genere, un posto vero, una villa mantenuta in un perfetto stile primi Novecento. Il film risulterà molto più vicino al gusto di oggi, dove sempre meno vengono utilizzati luoghi creati artificialmente. Abbiamo scelto l'operetta Al Cavallino Bianco perché è una storia vivace, moderna e verosimile, scritta nel 1935 quando la stagione dell'operetta sta per finire, lasciando spazio alla commedia musicale e al musical, con coreografie costruite sui ritmi ballabili dell'epoca dove il jazz e lo swing facevano da padroni. Questa è un'operetta un po' particolare che strizza l'occhio al passato ma guarda già al futuro. La vicenda si svolge nell'albergo Al Cavallino Bianco tra le montagne del Salzkammergut, dove in estate i clienti abituali e non vanno a trascorrere le vacanze. Beh, insomma, abbiamo tutto quello che serve per partire: una compagnia di artisti professionisti ed entusiasti, una villa d'epoca e un magazzino pieno di costumi.